Permesso. Vieni. Ciao Red. Finalmente. Eccomi, siete qua. Qui? Così non sei contro luce, ti prendi la luce del faro. Ok. Se l'hai elettra non me lo impalla. Andiamo in qua, inquadra la nostra benedetta. Chi è? La nostra fotografa. Allora, come ti chiami? Matteo Buccoliero. Matteo? Buccoliero. Due C e la L. Buccoliero. Sì. Di dove sei? Torino. Sono di Torino, cosa nato a Torino. Nella vita? Lavoro in Fiat, in reparto Maserati e sono laureato in statistica. E cosa fai in Fiat Maserati? Sono appunto a un progetto di controllo di tutte le operazioni che fanno gli operai sulla linea per rendere più efficiente ancora la produzione dell'automobile. Quanti anni hai? 25. Beh, giovane. E come passione canti? Sì, nella mia vita ho sempre fatto due cose che sono andate in parallelo, calcio e la musica. E ora sto dando molto più spazio alla musica. Che a calcio non giocavi bene? Ho fatto anche un anno in D, che comunque è già un bel livello, anche perché sono 5 allenamenti a settimana e quindi è già un bel impegno. Già un bel impegno. Sì. Mi fai ascoltare? Sì, faccio ascoltare un pezzo scritto da me ovviamente, si intitola Le luci della città. È un pezzo che ho scritto quando sono tornato da un'esperienza in Germania di studio e ho sentito proprio la necessità di voler far diventare un qualcosa delle emozioni che ho provato durante questa esperienza. Quando si fanno delle belle esperienze, poi sì, in Germania. Dove? Düsseldorf. Sì. Sono stato. Vai. Colori della città di notte assumevano ogni volta sfumature differenti, i riflessi della torre sul fiume d'inverno erano sempre le stesse luci, ma i miei occhi così diversi. Attraversavo il quartiere aggrappato alla mia bici. Dici che è impossibile ubriacarsi respirando aria nel silenzio quasi buio. A volte si sentiva il rumore di una festa che ballava e raccontava di studenti che si amavano ed amavano il momento quando tutto è ancora nuovo, quando è tutto da scoprire, una vita da sognare. I colori della città di notte assumevano ogni volta sfumature differenti e la gente che parlava quel linguaggio conosciuto di chi è fiero del suo posto ma curioso di tutto il resto. E non importa poi se resta qui una piccola malinconia di un qualcosa che è magia ed è sparito poi in un attimo. Le luci della città di notte abbracciano le paure di tutti noi studenti che tra birre, risate e teorie improvvisate alimentiamo quel senso di libertà e appartenenza. Matteo, allora intanto
quando canti dovresti tenere gli occhi aperti, perché significa che comunicheresti di più. Perché se canti con gli occhi chiusi sembra che tu canti per te stesso, non per chi ti ascolta. Quella prima. Bella questa canzone. Grazie. Non abbiamo tempo, ma fammi un'altra canzone, ce l'hai? Sì. Qual è? Si intitola Non ha più senso. È la fine di una storia d'amore, ovviamente. Quando è finita? Ormai sono 2 anni. Sei sopravvissuto? Sì, sì, anzi, anche più forte di prima. Ce n'hai già un'altra? Di canzone? No. Ah, sì, assolutamente sì. Però le scie che ci portiamo dietro dalle esperienze passate comunque ti formano, no? E ti fanno essere poi la persona che sei in questo momento. Penso che resterò a guardare il sole lentamente svanire. E penso che resterò a guardare il sole. Sbandando sono uscito da una strada che conoscevo. Mi son fatto male, adesso sono arrivato fin qua. Sento i pensieri gridare. Brucia lo stomaco, non ci sono parole per spiegare. Non ha più senso il sorriso, senza il tuo viso non ha più senso restare. Non ha più senso cercare di poter cambiare, non ha più senso restare. E non riesco più a star dietro a questo posto da rifare. E non riesco più a star dietro ai miei pensieri senza fine. Il tempo perso non ritorna neanche un po' ed io, cascato in un mondo che ha perso un po' di colore. Brucia lo stomaco, si sta come d'estate senza sole. Non ha più senso il sorriso, senza il tuo viso non ha più senso restare. Non ha più senso cercare di poter cambiare, non ha più senso restare. Questo posto da rifare. Non ha più senso il sorriso, senza il tuo viso non ha più senso restare. Non ha più senso cercare di poter cambiare, non ha più senso restare. Matteo, tu ti esibisci dal vivo? Sì. Con chi? Da solo o con... Ho diverse formazioni, diciamo. Sì. Anche da solo mi esibisco acustico e poi ho la mia band formata da basso, batteria, chitarra e all'occorrenza una violoncellista. Ma fai anche cover? Facciamo anche cover, sì. Per forza? Sì. Altrimenti non ti fanno suonare. Perché non ti sono piaciute le canzoni? No, no, non scherzo. Per quello. Perché, lo dico con tutti, la gente è disabituata ad ascoltare cose, sì, che non conosce. Sì. E la musica oggi è un grande karaoke, un immenso karaoke, e quindi per avere, no, sono belle queste canzoni, però per trovare luoghi dove ti facciano suonare ti chiedono le cover. Sì, sì, assolutamente, quindi, lo so bene. E in mezzo ci metti le tue. Esattamente quello che, ecco, il consiglio che io do è questo: crea
cioè non prendere le cover tipo un docoio coio, prendo quella cover che mi piace, quella perché mi viene bene, eccetera. Crea un percorso anche nelle cover, cioè cerca delle cover che sono attinenti a una tua canzone magari, e dopo la cover dici questa racconta una storia, eccetera, adesso vi racconto una storia che l'ho scritta io per questa, però è simile, cioè cerca delle, di creare un percorso, così personalizzi il tuo live e non è metto la cover poi ogni tanto metto una canzone migliore, capito? Certo, sì. Cioè lo spettacolo dal vivo va curato molto bene. Okay. Questo è importante. Personalizzare quindi il live sia con personalizzare, cioè non scegliere la cover solo perché ti piace la canzone. Chiaro che ti devi piacere. Però scegliti anche delle canzoni, capito? Sì. Esempio, tu canti in italiano, vatti a scegliere delle canzoni italiane. Ad esempio, noi stiamo vivendo un nuovo anni 60 in un certo senso, musicalmente. Negli anni 60 funzionava il 45 giri, oggi funziona di nuovo il singolo, non c'è più l'album, hai capito? Tipo lì, 18 Dark Side of the Moon, non c'è più il Dark Side of the Moon, hai capito? Sì. E quindi vai a sentire le canzoni degli anni 60, magari trovi qualcuna che ti piace, le canzoni degli anni 70, non solo Battisti, ci sono tante altre cose, mi capisci? Beh, mi collego al tuo discorso anche perché stiamo facendo dei live con le cover di Graziani, sì, che non è molto conosciuto, non è molto conosciuto, bravo, sì, e molto bravo. Mi piace molto. Sì. Però devi anche lì, devi anche cercare cosa fai di Graziani. Facciamo Mona Lisa, sì, e il chitarrista. Beh, bellissimo. Ecco, queste canzoni qui, capito? Ma anche canzoni che sono nelle orecchie di tutti, ma la gente non le canta più, se non nei programmi revival, tipo I più bei anni della nostra vita, eccetera. Cerca di quelle canzoni che, nelle quali ti identifica come testa, soprattutto. E questo devi fare. Ok? Va bene. Poi ci vediamo. Ok. Spero. Ciao. Sì. Ciao.